Buonasera dalla TGR Puglia, un percorso di vita e professionale dedicato ai diritti di lavoratori e lavoratrici. La Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, in scadenza di mandato, torna nella sua terra d'origine, ospite del Festival Punto Sud a Bari, parla delle battaglie da portare avanti, iniziando dalla parità salariale tra uomini e donne. Livio Coppola. Dalla Puglia al Palazzo della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, presidente della Consulta, originaria di Trani, poi cresciuta e formatasi a Bari, interviene alla rassegna Punto Sud raccontando la sua vita all'insegna del diritto e dei diritti, come quelli dei lavoratori, studiati insieme a Gino Giugni, padre dello statuto approvato nel 70. Sciarra non entra nel dibattito sul salario minimo, ma rilancia la battaglia per una norma che ponga fine alla distonia delle differenze salariali tra uomini e donne. E lì dovrebbero intervenire, lo stanno facendo a livello europeo, con una direttiva che corregga questa, come ho detto, distonia. Le donne meritano di essere retribuite a parità di lavoro esattamente come gli uomini. In questi mesi Sciarra ha girato le scuole di tutta Italia per insegnare la Costituzione agli studenti. Credo che sia il primo e forse più importante canale di comunicazione verso le generazioni più giovani che si appropriano di questo linguaggio della Costituzione. Il mandato alla Corte Costituzionale scade l'11 novembre, poi ci sarà occasione di rivedere più spesso i luoghi d'origine. La riattende la Puglia, la riattende Trani? Ma non credo, perché ormai io vivo altrove da molto tempo, vivo in Toscana, però sarà forse più semplice con più tempo a disposizione per tornare sempre in questa terra che amo moltissimo. La politica